facciamo un grande applauso a Gaspare Pitetto e Massimo Santamicone. Siamo riusciti ad averli qui poco prima dell'arresto, che sarà credo prossimo, perché loro sono due dei sette volti che si nascondono alle spalle del profilo Twitter Casalecchio. Vi lasciamo vedere il video virale che abbiamo realizzato e poi vi spieghiamo come è nato il video. Abbiamo conosciuto i ragazzi di Cina.me ad un incontro e quindi a noi è venuta l'idea dal team creativo della Green Fest di fare una parodia del celebre video di Casalecchio. Loro hanno scritto il testo e anzi tramite Skype siamo riusciti a mettere in piedi questa cosa. Abbiamo raggiunto 20.000 visualizzazioni in meno di 48 ore su Repubblica e 100.000 utenti in 3 giorni. Ragazzi, buona fortuna. Noi siamo qui per contaminare questo festival bellissimo, però ci sembrava anche giusto portare un nuovo genere letterario che stiamo lanciando, la cazzata. E quindi siamo qui per proporre questo nostro Casalecchio. Voi conoscete il Casalecchio vero, quello capelli nudo? Lo conoscete? Sì, lo conosco. Non mate? Sì. No, aspetta, perché tu sai benissimo che i grillini sono un terzo della popolazione. Certo. Uno su tre di loro si sta nascondendo in mezzo a noi. I grillini sono fatti per il 70% di acqua. Il nostro non si chiama Casalecchio, si chiama Casalecchio con la L al posto della I. Per non confondere il lavoro originale che ti hanno ieri. Esatto, ma anche è stato lui a non confondersi con il nostro, perché poi l'originale siamo noi. Se voi cercate Casalecchio su Google, il primo risultato è lui. Nostro. Essere Casalecchio, uno psicodramma diretto da 10.000.me, è nato il 20 marzo di quest'anno, giorno di oggi. Casalecchio, appunto, è nato quel 20 marzo e noi abbiamo cominciato a scrivere questo nostro programma politico, utopistico, apocalittico. Il nostro programma politico che poi, come dicevamo prima, troverete nel libro che ne è venuto fuori. Attacco nucleare Corea, valuteremo di bomba in bomba. Ricerca scientifica per verificare il coccodrillo come fa. Fare presente a Maretta Primavera che adesso c'è freddo. Basta carta, stampare poco note in PDF. Risolvere la questione meridionale mettendo il paese in orizzontale. Evitare sprechi, utilizzare carta igienica ambo i lati. Rinnovare oroscopo. Mettere animali credibili. Il Sagittario. Non siamo credibili. Grandi opere, finire con Osseo, accorciare Puglia. Semplificazione, avvicinare tasti Alt e Touch. Cazzo. Questione di civiltà, tanto dire. Più validi e sicurezza scrivere chi tocca muore anche in braille. Scusate. Risparmio risorse, fare primavera anche con una sola rondine. Basta occupazione, domani fare sega. Pari opportunità, se ditalini rigati, obbligare Barilla a fare anche pippe rigate. Arcobaleni comprensibili, abolire indaco. Parlamento occupato, lasciate messaggio. Detto questo, tutte queste battute che vedete non sono delle cazzate che abbiamo detto così, pur volendole elevare al genere letterario. Sono delle frasi che alcune persone hanno preso veramente sul serio. Ma come un evangelista potrebbe prendere il Vangelo, come un cattolico potrebbe prendere la Bibbia, se non di più. Non alta velocità, inutile spreco soldi, diminuire spazi tra città. Carmen Abbazia Fiom ha risposto: Casalecchio, buttando a terra casa. Ma sono sconcertata. Equiparare governanti a governati, primari e anche per eleggere elettori. Guido Notari, e chi elegge gli elettori? Alberto Ronzani, io direi i governanti. Cercasi giurista per scrivere leggi, gradita esperienza, Times New Roman. Andrea Cantoni, avvocato in Pavia. Mito Andrea Cantoni. Sono l'avvocato Cantoni del Foro di Pavia, giurista. Se vuole contattarmi, possiamo parlare. Grazie. Questa è solo una piccola parte delle cose che abbiamo potuto leggere e che continuiamo a leggere su Twitter. Molte di queste sono raccolte su 10.000.me, che è il nostro collettivo autoriale, letterario e satirico, con una rubrica che si chiama Essere Casalecchio. Sostituire il nome di Milano con qualcosa di meno offensivo.
questo arriva piano piano, aiutare famiglia, ogni due divorzi il terzo omaggio. Fecondazione democratica, direzione diretta dello spermatozoo portavoce. Favorire ripresa con aree monetiere 0 euro. Pacifismo, numerare guerre mondiali in ordine inverso. Respingere immigrazione, con questa finiamo. Cartonati di capezzone lungo i confini.